dal suo insediamento. Sì. Le chiedo, è soddisfatto? Siamo un anno dalla vittoria. Dalla vittoria. È soddisfatto di del suo operato in questo anno? Le chiedo semplicemente qual è la cosa di cui è più soddisfatto e quella di cui è totalmente insoddisfatto, se ci sono ovviamente. Guardi, sono soddisfatto di aver smantellato la banda Bassotti. Sono soddisfatto di aver scoperto che a Terni si sprecavano troppi soldi, che questi soldi erano usati male, e sono contento di rispettare i soldi che i cittadini purtroppo debbano pagare. Abbiamo fatto in un anno ciò che altri non hanno nemmeno pensato in 10 anni. Stiamo facendo ancora cose molto importanti, perché il bello deve venire. Venerdì saranno esposte, che saranno poggiate in comune, le 6 statue che abbelliranno la città. Abbiamo comprato un camion che ci permetterà di attrezzata appositamente per tappare le buche nelle strade a caldo, per fare proprio il riquadro perfetto, una cosa stupenda devo dire, che risolverà tanti problemi delle strade e che permetterà anche di fare questo a noi internamente con un grande risparmio di denaro. Stanno per arrivare le attrezzature per gli asfalti. Qualche persona poco capace a Terni ha detto che le attrezzature andrebbero noleggiate e che noi spenderemo più che comunque far fare le strade in appalto. Bisogna solo che essere incapaci per dire una cosa di questo tipo. Vuol dire che praticamente gli imprenditori che ci fanno fare i lavori lavorano tutti a rimessa, e vuol dire che poi noi dobbiamo noleggiare dei macchinari come se i macchinari non avessero una loro vita e un loro ciclo, o comunque chi te ne noleggia non ci dovesse guadagnare. Cioè, sento dei discorsi in certi casi che sono proprio dei discorsi di persone incapaci che non hanno mai gestito qualcosa nella loro vita. A Terni molti sono fortunati perché babbo e mamma gli hanno lasciato tante ricchezze, peccato che poi si sono messi a fare politica e hanno fatto una marea di puttanate. Quindi quello che io vedo come risultato del primo anno è la mia soddisfazione di aver sgominato la banda Bassotti, di continuare adesso ad andare avanti nei prossimi 4 anni tentando di far diventare questa città sempre più bella e sempre maggiormente prestazionale. Voglio fare una battuta: quando avremo messo le nostre 6 statue che si abbineranno alle nostre magnifiche rotonde, ai nostri imbellimenti e finalmente alle cooperative che stanno provando a lavorare, ci avvicineremo un po' di più a Dubai, e quindi questo sarà per noi una grande ricchezza. Poi se portiamo anche lavoro, come stiamo di fatto portando, rammento a tutti, e qui lo sa la Confcommercio, la Confartigianato, stanno aumentando le attività a Terni, stanno diminuendo i fallimenti, e questo è un dato positivo. Non si erano mai visti tanti turisti così a Terni nell'ultimo periodo e nelle cose che noi stiamo organizzando, e in più turisti che si sono fermati a dormire, quindi turisti veri. E che vi devo dire? Ci sono delle cose strane, qui turisti da Milano, turisti da Verona, turisti da Genova, turisti da Torino, da Firenze, non si vedevano da anni, e manco i perugini si vedevano più, e invece sono tornati, vuol dire che la città piano piano sta tornando attraente. Ci sarà qualcosa di cui è insoddisfatto però, immagino, in questo anno amministrativo intendo, qualcosa che magari pensava di poter risolvere o migliorare? Guardi, sono insoddisfatto delle brutte abitudini che la politica precedentemente ha lasciato. Se lei pensa che è un anno che abbiamo i soldi stanziati, messi da parte per fare un sottopassaggio, e che il privato che doveva fare 4 lavori del cavolo e che ha una fiduzione di 3 milioni e che a questo punto noi andremo a riscuotere, siccome era concusso secondo me con tutti i governanti di questa città negli ultimi 16 anni, non aveva mai fatto niente, cioè adesso si trova all'improvviso messo dentro a dei problemi, perché
quel lavoro è stato ritardato per colpa sua, una colpa molto grave, e per colpa di quei politici che evidentemente lo stimano molto. Senta, voto alla macchina amministrativa sotto la sua gestione? Sta parlando dei nostri dirigenti, degli impiegati di terra. Comune, senza specificare. No, bisogna dividere. Alcuni dirigenti si stanno adattando ad una nuova linea, alcuni dirigenti no. Piano piano dovranno tutti adattarsi per forza alla nostra linea, perché la nostra linea è quella giusta. I dirigenti devono puntare il giusto. Per me la politica nazionale, dopo la legge Bassanini, ha sbagliato a dare a tutti i dirigenti troppa libertà e anche troppa responsabilità. Non è che non se la meritano, non la sanno usare, hanno paura nel braccino corto e non sanno quello che devono fare. Quindi è giusto che la politica si assuma le proprie responsabilità. Molto spesso i dirigenti chiedono le nostre decisioni e noi gliele mettiamo per iscritto. Quindi io sono tranquillo e sereno. Il comune ha un ottimo ufficio legale, il sindaco può chiedere pareri legali, io chiedo pareri legali e poi faccio le mie operazioni.